Valentina, ancora una volta in Liguria, 5 anni fa il premio internazionale Colombo da parte del Comune di Genova, oggi a Chiavari, in realtà importante per la Federazione Italiana Scherma, per un Consiglio federale. La realtà ligure schermistica è molto importante e ha regalato anche tanti campioni alla nostra scherma italiana. Ed il fatto di essere qui insieme al consiglio direttivo e poter toccare da vicino la realtà della scherma di Chiavari è per me molto importante, un onore di tutto il consiglio. Abbiamo avuto, siamo stati ricevuti in maniera molto importante dal sindaco, dal presidente del CONI della regione Liguria, e quello che mi auspico è che la scherma, visto che noi della scherma siamo ovunque e cerchiamo di conoscere tutte le realtà da vicino, anche la scherma di Chiavari possa avere un bel palascherma dove poter far crescere tanti futuri campioncini. Qui tra l'altro sono stati organizzati eventi importanti, i campionati del Mediterraneo, gli europei master, tante prove nazionali, quindi un palaschema veramente potrebbe aiutare a fare ancora un salto di qualità per eventi magari come la Coppa del Mondo. Il fatto che siano state date delle manifestazioni così importanti ad una città come Chiavari significa che la federazione ha fiducia nella Liguria e in Chiavari. Le manifestazioni sono state un successo e sicuramente avere la possibilità di avere una struttura più grande potrebbe consentire di organizzare manifestazioni ancora più importanti. La scherma italiana, ripeto e ribadisco, è uno sport che non ha mai tradito nelle occasioni importanti, è uno sport dove devi combinare la testa ma allo stesso tempo il fisico, uno sport dove devi prendere delle decisioni una frazione d'attimo, è uno sport che ti può aiutare anche maggiormente nella comprensione e nello studio, uno sport completo. E dal mio punto di vista dovrebbe essere, le amministrazioni dovrebbero essere sensibili verso questo che è il nostro mondo e dovrebbe permettere a tutti di poter scegliere lo sport da praticare e quindi di diversificare maggiormente tutte le discipline sportive presenti. Le aspirazioni della società sappiamo che sono legittime e l'interesse della federazione a portare gare importanti a Chiavari c'è. E riconosco che questa città è stata la prima a firmare l'accordo di City Partner, però è chiaro che poi bisogna trovare il contenitore dove fare determinate manifestazioni, perché indubbiamente l'entusiasmo, la professionalità, la partecipazione è al massimo livello, però va innestato con un'impiantistica sportiva che mi auguro questa città si dota al più presto, perché obiettivamente con quello che attualmente è a disposizione dello sport e della scherma in particolare si possono fare attività limitate con numeri ben definiti. Certo, non possiamo immaginare di portare migliaia di atleti perché non sapremmo dove allocarli. Pertanto l'auspicio che faccio come Presidente della Federazione, come componente del Consiglio Nazionale del CONI, è che le iniziative messe in atto da professionisti, da amministratori, da dirigenti sportivi, di dare a questa città un'impiantistica sportiva al passo coi tempi, si realizzi quanto prima. Il sogno è quello del palascherma, insomma, secondo lei sotto la sua amministrazione si potranno fare passi in avanti in tal senso? Per il palascherma abbiamo un centro polisportivo a San Pier di Cane, che mi è arrivata anche recentemente una manifestazione di interesse da parte proprio della Chiavari Scherma. Come amministrazione abbiamo chiesto al CONI, per il bando Sport e Periferie, oltre 2 milioni di euro per la realizzazione di questo centro polisportivo che prevede appunto il palascherma. Stiamo facendo gli studi per la messa in sicurezza del Rupinaro. Se questi studi permetteranno la costruzione, la mia amministrazione intende portarlo avanti. Un sogno che percorriamo da tanti anni, che rincorriamo da tanti anni, e abbiamo organizzato tanti eventi, spero che finalmente la città di Chiavari ci sia riconoscente, ma più che altro che capisca il valore effettivo che un impianto sportivo possa dare alla città a livello sociale, ma anche al giorno d'oggi a livello economico, portando attraverso lo sport delle persone, e quindi in una cittadina come Chiavari, che sicuramente il messaggio turistico può essere importante, il fatto di riuscire ad avere un impianto sportivo per noi è fondamentale per organizzare in futuro
nuove manifestazioni. L'idea che abbiamo e che stiamo portando avanti in condivisione con l'amministrazione è quella di poterlo realizzare laddove già c'è un palazzetto dello sport e quindi nella zona di San Pier di Canne, perché in base al progetto che è stato portato avanti vi sono gli spazi per poter realizzare diversi volumi e dedicarli appunto a diverse discipline. Tra queste confidiamo davvero che uno di questi possa ospitare in maniera esclusiva la scherma, perché questo darebbe la possibilità chiaramente ai nostri atleti di avere gli spazi adeguati per potersi allenare, avere gli spazi accessibili per poter sviluppare i nuovi progetti legati alla disabilità e quindi aprire la scherma a tutti quanti, e soprattutto organizzare nuovi grandi eventi come gli europei e il Mediterraneo, che sono capaci di portare tante persone, e chiaramente avere gli spazi adeguati consente di realizzare questo in maniera concreta.